Eccoci amici, bentrovati, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. Migliora il tempo, lo avete visto, e per Pasqua dovrebbe essere buonino, buonino, anche perché le previsioni a lungo termine sono difficili da fare e quindi uno guarda quelle che sono le carte barometriche, però poi alla fine il tempo, come voi sapete, decide di fare quello che vuole. Poi fine marzo tipicamente è così, gli ultimi giorni di marzo sono davvero marzo pazzo, come è nella tradizione, però si dovrebbe avere Pasqua con il sole e quindi da domani inizia il clou, diciamo mercoledì, giovedì, sepolcri, venerdì santo fino a domenica con tutte le tradizioni che voi conoscete. Il tempo migliora, dicevo, sulla Pasqua, ma non migliora sulla regione siciliana, dove addirittura oggi c'è stato veramente un problema politico molto serio. Infatti il presidente Musumeci, quando ha presentato il famoso documento economico, programmatico e finanziario, il DPEF, alla fine è andato sotto. In verità poi non è andato sotto, ora sentirete un'intervista, ma sapete che a pareggio perde chi dovrebbe governare, quando si pareggia la cosa non passa. E quindi Musumeci ha questo primo smacco, è naturale che sono partite tutta una serie di valutazioni su questa storia, per esempio Nello Di Pasquale dice Musumeci senza maggioranza e senza progetto di sviluppo. Dice Nello Di Pasquale, che è intervenuto: abbiamo il diritto di sapere come il presidente Musumeci intende continuare a governare la Sicilia senza una maggioranza parlamentare. Lo ha detto Di Pasquale. Ogni provvedimento portato all'esame dell'Aula, dice Di Pasquale, fa emergere un elemento: manca del tutto un progetto di sviluppo della Sicilia. Il Presidente della Regione prenda atto del fallimento del suo mandato elettorale. È uno stallo evidente e le conseguenze rischiano di gravare esclusivamente sui siciliani. Beh, insomma, non è la prima volta che il governo va sotto. Mi pare che con Crocetta ci sono stati parecchi casi del genere. E neanche io sono contento che sia accaduto qualcosa del genere. Mi dispiace vedere che un personaggio come Nello Musumeci, che riconosco personaggio in gamba, e penso che molti siciliani lo hanno votato anche se non sono di quell'area politica, proprio perché davano a Musumeci questa fiducia di riuscire a uscire dalla melma della Sicilia. A quanto pare ci sono grosse difficoltà e su questa storia si sono lanciati in molti. A fare l'ago della bilancia, tra le altre cose, è stato un deputato particolare, in questo caso parliamo di Cateno De Luca. Ora sentirete anche l'intervista, ma Cateno De Luca, che avrebbe potuto far spostare appunto l'ago della bilancia, ha preferito non votarlo e di conseguenza ci sono anche delle valutazioni. Per esempio, se l'avvio al lavoro di alcune centinaia di persone è bloccato da continue faide tra fazioni politiche, dice Cateno De Luca. Ho chiesto solo se si ponesse solo che si ponesse fine a questo gioco al massacro sulla pelle di centinaia di famiglie, che il governo facesse una chiara scelta per garantire il ripristino della legalità e la discontinuità con il passato. Era per me, lo ha detto a viso aperto, un banco di prova. Ora, siccome a De Luca certe cose non sono piaciute, ha votato contro. Però noi siamo andati a sentire l'onorevole Giorgio Assenza, che fa parte della maggioranza, è anche uno dei questori, un personaggio autorevole della regione siciliana. A lui abbiamo chiesto un parere su questa, come posso dire, debacle, che poi però dice lui è un pareggio. Sentiamo. Beh, per la verità pareggiare, perché voi siete andati 32-32, è successo che si sa che evidentemente i numeri della maggioranza uscita dalle urne sono regressi grandissimi.
perché la maggioranza è di 36. Oggi in aula c'erano 33 della maggioranza uscita dalle urne, 32 hanno votato a favore, uno, l'onorevole De Luca, ha ritenuto votare contro, ma non sul merito della finanziaria, perché aveva detto chiaramente che subordinava il suo voto ad un ordine del giorno che non, il governo, il paradosso è questo, che il governo sostanzialmente condivideva ed approvava, ma che per un motivo tecnico non è stato dichiarato ammissibile al voto dal presidente facente funzioni e quindi ha ritenuto di votare contrario. Credo che domani si potrà rimediare tranquillamente, purtroppo le assenze in aula non erano dovute a cattiva volontà, perché il presidente Mubici, che si sapeva da tempo che questa settimana non poteva essere presente, se trovandosi fuori di Sicilia per questi impegni presi tanto tempo prima, e l'onorevole Rizzotto non era in aula per motivi familiari, l'onorevole Falcone era invece impegnato a Roma quale assessore alle infrastrutture in un importante incontro per risolvere una delle tante problematiche che attanagliano le opere pubbliche in Sicilia. Domani Falcone sarà presente, Rizzotto credo che sarà presente, quindi credo che tutto rientrerà nella normalità. Quindi questi inviti... Questi inviti a dimettersi da parte del PD o di altri mi pare sembrano esagerati, no? No, ma questo ma assolutamente no, questo è Presidente Musumeci che evidentemente recalca ad ogni minuto che lui non è attaccato alla poltrona, che nessuno della maggioranza lo è, e quindi è un invito a, data appunto la situazione politica uscita dalle urne, è un invito alla responsabilità ai gruppi di opposizione, che evidentemente però viene attraversata come un segno di debolezza della da parte della coalizione di governo. Certo, parlare di parole come hanno fatto tanti interventi dei deputati di 5 Stelle o dei deputati del PD intervenuti all'interesse dei siciliani, ecco, e poi votare contro un documento di proclamazione economico-finanziaria che peraltro che in gran parte è il documento predisposto dal vecchio governo, perché è chiaro che si basa sui dati e sulla politica precedente, il vero documento di programmazione economico-finanziaria sarà quello del prossimo anno del governo Musumeci, la dice lunga sul senso di responsabilità dell'opposizione che abbiamo in Sicilia, sia quella del Movimento 5 Stelle sia quella del Partito Democratico. Paradossalmente poi il Partito Democratico ha votato e come se plagio favorevolmente al bilancio all'esercizio provvisorio, e credo che lo stesso voto ripeterà in aula, per cui è solo veramente un esercizio di demagogia politica fino a se stesso. Speriamo di uscire al più presto da questa impasse. Allora, per assenza si tratta di una momentanea debacle, cioè assenza dice domani tornando quell'onorevole, tornando quell'altro onorevole, probabilmente riusciremo a superare la questione. Anche la questione di De Luca, personaggio particolare, sapete, quello che è andato per Natale a suonare la cornamusa oppure che si è presentato in mutande, ma che è anche stato arrestato il giorno dopo che è stato eletto e poi però scagionato. Ora pensate, è candidato a sindaco di non so quale città del Messinese, e sono sicuro che lo eleggeranno, perché la gente gli vuole bene, è un personaggio strano, voi lo avete visto, noi l'abbiamo intervistato tante volte. Allora, dice che probabilmente, ecco, assenza è convinto che domani si potrà ricostruire tutta la questione e quindi il governo non andrà sotto. La questione non si può ricostruire, per esempio, sulla questione di Sgarbi. Voi sapete che Sgarbi è andato via, come si dice, sbattendo la porta. E oggi ha rilasciato una dichiarazione che è stata ripresa un po' con i telefonini, quindi in formato, diciamo, contrario all'idea della televisione, nella quale dichiarazione sbatte la porta in faccia al presidente Musumeci e lo sfiducia, quindi se ne va. Ora, in verità, stare con Sgarbi è veramente difficile, lo abbiamo detto più volte. Io ricordo che il presidente Musumeci, quando venne a Ragusa a novembre dell'anno scorso con la questione di Panorama, fece la sua prima uscita ufficiale pubblica venendo a Ragusa alla
San Vincenzo Ferreri per parlare di Sicilia e di giovani, disse: io ho già una squadra nella quale voi sapete, perché ancora gli assessori non si conoscevano tutti, ma quelli certi, fra quelli certi c'era Sgarbi. Però lui stesso disse in quell'occasione: state sicuri che Sgarbi durerà 3-4 mesi, non di più, perché conosciamo che tipo è. Ora, siccome Musumeci conosce Sgarbi, lo conosce bene, lo conosco anche io, anzi è arrivato fino ad ora anche assai. Certo, in mezzo ci sono state le elezioni e la sua sconfitta cocente nel collegio dove si era presentato. Però è anche vero, vabbè, poi alla fine è riuscito a recuperare in qualche modo, però è anche vero che probabilmente un personaggio del genere non può fare il burocrate. L'ho già detto, può fare certamente il culturale, il filosofo, diciamo il responsabile di un museo, ma non può fare certo l'assessore, che ha tutta una serie di compiti che sono molto molto delicati e particolari, soprattutto nella regione siciliana, dove appena uno smuove una penna si trova in un'area di interesse che so, della sovrintendenza, delle belle arti, e ti bloccano qualunque cosa. Qua invece bisogna capire che certo bisogna mantenere e conservare certe cose, ma bisogna anche permettere, il caso per dirne una, dei posteggi a Ragusa Ibla. Pensate che il posteggio che era stato pensato 12 anni fa fu bloccato perché c'era un pezzo 5 metri, 4 metri e mezzo di muro che fu definito bizantino, che erano le mura della città. Ora io dico, erano in mezzo a una campagna, un muro sderrubato, e abbiamo fermato la costruzione di un importante infrastruttura per Ibla, come per esempio il posteggio. Ma il muro bizantino che abbiamo ora, no? Qualche giorno vi faccio vedere anche le immagini, ora non l'ho detto alla regia, non riuscirà certamente a trovarlo, ma il muro bizantino che è all'impiedi in questo momento qua a Ragusa, com'è tenuto? È in mezzo alla chiesa del signoruzzo ritrovato, e dove c'è appunto il muro, è praticamente abbandonato, pieno di sporcizia. Allora, per conservarlo così, abbattiamolo, che non facciamo neanche danno. Detto questo, torniamo un attimo a parlare di cose un po' più grandi di noi. Per quanto riguarda la regione, aspettiamo domani che cosa succede, anche se lo ha detto anche l'onorevole Assenza, le richieste che vengono fatte dal PD e da altri sono speciose, ma ognuno fa il suo gioco in politica e le opposizioni devono fare le opposizioni. È anche vero che il bilancio è qualcosa di più della semplice opposizione, però il gioco politico è così. Cambiamo argomento, vi dicevo, torna di attualità il MUOS, che sarebbe quell'impianto di antenne che c'è a Niscemi. È un po' di tempo che non se ne parlava più, anche dopo la volta che Crocetta disse: non ci possiamo fare niente, e finì così. Ora si rimettono in piazza quelli del No MUOS e sollevano alcune preoccupazioni. La prima: le antenne sono ancora in funzione e continuano ad emanare radiazioni elettromagnetiche nocive. Questo lo dicono loro, naturalmente, ma noi fino ad oggi non abbiamo avuto nessuno che ha detto che sono nocive. Va bene. L'altra cosa: perché il nostro territorio da Sigonella a Niscemi, passando per il porto di Augusta, è diventato un'immensa base militare? Questo ci rende succubi di un sistema guerrafondaio. A noi ci rende anche di più, ci rende bersaglio. Questa è una preoccupazione che io avevo già negli anni 80, quando vennero a mettere la base missilistica qua a Ragusa, a Comiso, e io dissi: siamo diventati bersaglio, target di qualcuno che dice: se devo
buttare una bomba la butto prima a Comiso che ai missili più vicini alla Russia. Ma allora erano momenti diversi, c'era la guerra fredda e qua. Ora invece la guerra si sposta soprattutto nella parte medio orientale e nordafricana. Quindi il fatto di avere dei controlli su quest'area non sono tanto preoccupato, anzi mi pare che siano una cosa ben fatta, non mi preoccuperei di più di tanto. Allora dicono quelli del MUS, noi dobbiamo continuare a lottare perché lottare serve per migliorare la vita in Sicilia. Sono d'accordo, scenderemo in piazza perché ci crediamo, siamo determinati. Io però ogni tanto farei anche delle valutazioni e siccome ancora nessuno mi ha detto ufficialmente che ci sono cose nocive, direi serve essere controllare una parte del Mar Mediterraneo, serve o no? La domanda che mi faccio io. Partiamo, cambiamo e andiamo a Ragusa. Oggi dedicheremo un po' di tempo al Consiglio Comunale perché dopo abbiamo la trasmissione dedicata all'ospedale, o meglio al pronto soccorso di Ragusa, come ora e come dovrebbe essere nel futuro con l'intervista al dottore Noto, il primario del pronto soccorso di Ragusa. Iniziamo a parlare del comune di Ragusa che oggi è riunito in consiglio e c'è tutta una situazione che riguarda le tasse, Tari, Tasi, tutte queste cose qua e come vedete dalle immagini c'è stato l'intervento dell'assessore Martorana, assessore al bilancio, che pur non avendo il bilancio ha fatto il suo intervento dicendo udite, udite, in qualche modo faremo abbassare un po' le tasse. Vediamo l'assessore Martorano. Discutiamo una deliberazione che è legata all'impianto delle tariffe dei tributi comunali. Si tratta di una deliberazione che, per quanto previsto dalla legge, deve essere discussa e approvata dal Consiglio Comunale entro i termini fissati per l'approvazione dei bilanci di previsione. Quest'anno il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione era fissato al 31 marzo e quindi oltre questa data non sarebbe più possibile mettere mano a tariffe e aliquote e quindi intervenire su quella che è la fiscalità locale. Proprio per questo motivo l'amministrazione ha trasmesso il 26 febbraio questa deliberazione di giunta di proposta per il Consiglio. È una deliberazione che conferma le aliquote IMU e TASI dello scorso anno e dell'anno precedente, quindi si conferma fondamentalmente lo stesso impianto dal 2015 in poi e per quanto riguarda la Tari si va semplicemente a verificare quella che è la struttura dei costi previsti per l'anno 2018 e sulla base di questi costi, secondo i criteri già applicati nel corso degli ultimi quattro anni, si va a ripartire appunto sulla base imponibile e sulle superfici soggette all'imposizione questi costi preventivati. Per quanto riguarda le superfici, rispetto allo scorso anno abbiamo avuto un incremento sostanziale di circa 500.000 metri quadrati, questo 500.000 metri quadrati, sì, chiedo scusa, questo grazie all'attività di accertamento portata avanti dall'anagrafe immobiliare e quindi dall'ufficio tributi, grazie anche al lavoro dell'ATI che sta sostenendo l'attività appunto dell'ufficio tributi di recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria in riferimento soprattutto alla tassa sui rifiuti. Questa maggiore superficie quindi ha determinato un maggiore riparto del totale dei costi su una quindi base imponibile più ampia e quindi più distribuita. Anche per quanto riguarda le utenze, il numero di utenze c'è stato un incremento, c'è un numero diciamo superiore rispetto allo scorso anno e anche in questo caso questo aiuta perché amplia la base imponibile e quindi consente una maggiore distribuzione dei costi. Questo risultato lo vediamo se poi consideriamo la determinazione dei costi che trovate la tabella 4, qui abbiamo costi complessivi per 17.182
mila euro. Questi costi complessivi ripartiti su questa base imponibile consentono addirittura una riduzione del 2,5% rispetto alle tariffe dello scorso anno. Quindi il dato, diciamo, interessante di questo piano economico finanziario è che, nonostante ci sia un aumento complessivamente dei costi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, questo aumento è legato alla chiusura della discarica diciamo subcomprensoriale di Cava dei Modicani, che oggi non ci consente quindi un abbattimento dei costi per quanto riguarda il conferimento. Nonostante ci sia un aumento di questi costi, questo aumento, essendo spalmato su una platea più ampia di contribuenti, determina comunque una variazione negativa, quindi una riduzione stimata della parte fissa e della parte variabile, che trovate alla tabella 12 del documento allegato. Quindi possiamo dire che complessivamente, nonostante i costi siano aumentati a causa appunto della chiusura della discarica di Cava dei Modicani e della necessità di conferire le frazioni fuori dal territorio comunale, questo aumento complessivo dei costi non si è tradotto in un aumento in bolletta, anzi si è tradotto in una riduzione del 2,5% rispetto a quanto previsto lo scorso anno. Per quanto riguarda le agevolazioni e l'impianto delle agevolazioni, è un impianto anche qui che viene confermato e addirittura ampliato rispetto allo scorso anno. Abbiamo riduzioni per le utenze domestiche pari a 1.550.000 euro e per le utenze non domestiche a 2.004.000 euro. Queste riduzioni ovviamente aiutano la cittadinanza, i contribuenti a far fronte a questi pagamenti. All'interno di queste riduzioni ci sono le agevolazioni legate al reddito ISEE, ci sono le agevolazioni previste per quanto riguarda le compostiere domestiche, per quanto riguarda la 104 o per quanto riguarda organizzazioni no profit, onlus, eccetera, e riguardo appunto a tutte le fattispecie previste nel regolamento comunale e che quindi trovano ancora una volta in questo piano tariffario una copertura e una conferma di un impianto che si è già consolidato e si è già confermato come valido nel corso di questi ultimi anni. Ovviamente se ci fossero domande sono a disposizione e quindi lascio adesso al Consiglio Comunale la possibilità di confrontarsi sull'atto. Grazie. Insomma, è una presentazione giusta e ci sono tante cose. Certo, il bilancio ancora non è pronto e questo è un fatto molto negativo. Però su questo stesso argomento è intervenuto il consigliere Stevanato, che ha agito un po' da opposizione, a dire la verità, piuttosto che da maggioranza, anche se ormai sappiamo che il Movimento 5 Stelle si è spaccato in consiglio e quindi c'è l'area Stevanato, Agosta e devo dire forse anche Tringali, che sono diversi dal punto di vista della coesione. Allora, Stevanato dice una cosa che ci facciamo spiegare dal consigliere Agosta. Perché non lo dice Stevanato? Perché insomma l'abbiamo intervistato ieri, oggi intervistiamo Agosta, vediamo. Allora, consigliere Costa, abbiamo sentito l'assessore Martorana fare una relazione su alcuni interventi economici del Comune, però diciamo una parte del Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento. Ecco, come giudicate l'intervento di Martorana e perché avete presentato questo emendamento? Sì, l'intervento dell'assessore Martorana è giusto e va nella nostra direzione, quello che ha iniziato 5 anni fa con quella che è la prova di un abbattimento delle tasse. E intervenire sulla Tari perché finalmente inizia una tariffa puntuale, oppure sull'idrico perché finalmente c'è un risparmio a seguito del rifacimento delle condutture idriche, è una bella cosa. Noi vogliamo dare un qualche cosa in più in questo momento ed è il motivo del nostro emendamento ed è quello che c'è scritto, un abbassamento di quella che è l'aliquota per le seconde case, per capirci, dell'IMU di 1,040. È un piccolo segnale, è un'incidenza secondo noi non troppo rilevante su quello che potrebbero essere gli equilibri di bilancio e va su quella che è la realtà un po' ragusana, che tanti sono proprietari
di una seconda casa, sia a mare sia in campagna, e quindi un piccolo ristoro con la pressione fiscale in generale che aumenta. Ma questo perché non verrebbe visto di buon grado? Perché non bilancia nelle entrate e nelle uscite del bilancio? Potrebbe pure essere così, ma in verità questo ragionamento andrebbe fatto col bilancio in mano, perché oggi, non avendo ancora lo strumento finanziario che scade il 31 marzo perché magari non si riesce a fare la quadra, il nostro è un indirizzo. Dico, va bene, andiamo a risparmiare, sull'incidenza sarà un 250.000-300.000 euro sul bilancio comunale, e a quel punto andiamo a tagliare e ci sarà spazio, ci sono margini su altri costi. E però ancora non avete avuto risposta. Siamo da un'ora che aspettiamo il parere a questo emendamento, siamo qui, non capiamo se stanno perdendo del tempo, che non si perde tempo per carità, però non stanno riuscendo a fare la quadra, ma devono giustificare un eventuale diniego, perché ad oggi senza strumento finanziario secondo me è improponibile. Il consigliere Agosto e Stevanato chiedono una cosa molto interessante, cioè intanto facciamo una riduzione di un'aliquota per le tasse dei ragusani, leviamo un po' di punti nell'IMU della seconda casa. Come avete sentito, l'IMU della seconda casa è importante per i ragusani, perché grazie a Dio quasi tutti hanno una seconda casa, e quindi là si paga l'IMU, che è stata 2-3 anni fa alzata, mi pare, al 9 per mille, che è una bella cifra, non mi ricordo se il 9 per mille, comunque una bella cifra, si paga un bel po', e quindi ci abbassiamolo un poco di qualche punto per dare ristoro ai ragusani. Poi c'è questo problema che non c'è il bilancio. Perché non c'è il bilancio? E questa è una domanda che dovremmo farci. Ora è intervenuto poi, dopo questo intervento di Agosto, di Stevanato, che hanno presentato questo emendamento per abbassare l'aliquota dell'IMU, c'è stata una sospensione e si sono riuniti le menti ragionieristiche del Comune per dare una risposta. Beh, la risposta non ci fa tanto piacere. Io non ce l'ho una seconda casa, quindi non mi preoccupo, però porca miseria, possibile mai? È stato così arzigogolato, perché dice: noi non abbiamo il bilancio, siccome abbiamo il bilancio non possiamo individuare dove ridurre i costi per poter poi accettare questa riduzione dell'IMU. Mi pare un po' strano. Sentiamo il ragioniere capo del Comune. A fronte di una minore entrata c'è una minore spesa o una maggiore entrata equivalente. In questo caso, al di là che non viene quantificato l'effetto, ma insomma all'incirca, confrontandomi con l'ufficio tributi, abbiamo verificato che si aggira fra i circa 350, 400 e 500 mila euro un effetto del genere, all'incirca. Io più o meno prudenzialmente il settore tributi mi ha dato questa, facciamo 400. Questa indicazione. Comunque diciamo sono cifre comunque considerevoli, no? A fronte di questa che comunque non viene quantificata, non vi è una corrispondente, ma questo non lo dico quantificato per me perché dovrebbe essere, insomma, nella proposta che dovrebbe esserci una equivalente o riduzione di spesa che in qualche modo va indicata nel momento in cui poi si rende possibile, o un equivalente, generalmente questa è la cosa, diciamo, più usuale, un equivalente incremento di entrata, quindi o una riduzione di spesa o un incremento di entrata. Questo perché? Perché sapete, insomma, il bilancio triennale prevede già una previsione complessiva di spesa coperta da relativa previsione di entrata. Quando si interviene sul bilancio bisogna bilanciare, bisogna corrispondere ad una variazione, una equivalente variazione di segno opposto. Inoltre, noi siamo già in esercizio 2018 avanzato, insomma siamo a marzo, quindi sono già i primi 3 anni. È ovvio che delle proposte del genere formulate l'anno precedente, diciamo quando dovrebbe essere fatto il bilancio, con una prospettiva dell'anno successivo, con anche intervento nel bilancio, perché fermo restando sempre l'equivalenza, ha un tenore diverso oggi rispetto a un bilancio già in corso.
un bilancio già in corso basato sull'annualità 2018 del precedente bilancio previsionale 17-19 e su un DUP 2018-2020 nel quale, già passato al Consiglio Comunale, non si prevedono manovre finanziarie tali da compensare per un valore dai 350 e 500 mila euro, quindi mezzo milione di euro, una possibilità di copertura. Pertanto diciamo che non posso, ma questo è, penso che sia abbastanza comprensibile, dare un parere alla cieca, cioè non c'è la copertura con maggiori entrate o minore spese sarebbe un po' più difficile andarle a recuperare, ma comunque maggiori entrate necessarie per consentire questa perdita di gettito. Tra l'altro il bilancio è abbastanza stretto in tutte le sue parti, l'abbiamo già visto nell'approvazione del bilancio 17-19 dove le spese sono abbastanza contenute in spese quasi tutte obbligatorie o necessarie, oppure molte spese finanziate da specifiche entrate. Per cui una riduzione proprio in una delle entrate tipiche che caratterizza anche l'autonomia impositiva del Comune sicuramente ha necessità della relativa copertura. Mi dispiace magari sul discorso del parere dello scorso anno non poter dire di più, ma io mi esprimo ovviamente sul parere e sulla situazione attuale finanziaria del bilancio in corso. Grazie. Come ha detto il ragioniere, non si può fare, cioè ridurre le tasse non si può. Ma come? Però ragazzi, scusate, io rimango sconvolto da questa cosa. Come si può dire, siccome non abbiamo il bilancio e quindi non possiamo dire, noi comunque le tasse non le possiamo abbassare? È una cosa un po' preoccupante e per questo si capisce come... E la domanda che ho fatto io ieri, vedete, sia a Stevanato che a Tumino, perché sono solo consiglieri comunali quelli che si presentano a sindaco? Beh, perché? Perché certe cose bisogna un po' capirle, bisogna essere dentro la vita del comune, perché se no, ecco, c'è effettivamente questo rischio forte che... non capendo la situazione si fa confusione. Allora, per restare su questa storia dei sindaci, vi dico che c'è stato un comunicato stampa di Giovanni Mauro come responsabile del centrodestra e ha fatto un appello all'unità. L'appello all'unità fa seguito a quella questione di sabato scorso quando si era parlato di fare delle primarie per trovare il bandolo della matassa sul candidato del centrodestra. Mi pare che non possa sperciare questa cosa, anche perché facendo dei sondaggi diretti, senza però farli ufficialmente, mi sembra che i contendenti tanta voglia di tornare indietro non ce l'hanno. E nello stesso tempo, come vi dicevo io, siccome la politica è fatta di equilibri e di do ut des, ci vorrebbe qualcuno così autorevole che possa venire qua a dire tu fai questo, io faccio questo e ti do questo per fare quello. Insomma, è stato sempre così, no? Si fa questo discorso, non è una cattiva, perché è inutile che diciamo facciamo la pulizia della politica, anche a Roma stanno facendo questi giochi, perché bisogna trovare gli equilibri. Allora, questa vicenda secondo me non porta a nulla e quindi, per dirne due del centrodestra, Sonia Migliore e Maurizio Dumino, ma non sappiamo neanche se per esempio c'è, che vi posso dire, un Giovanni Iacono che aveva anche in qualche modo fatto capire che sta in un'area che non è più quella che era una volta, però a questo punto primarie, oltretutto quando si devono fare? Fra un mese e poi le regole, chi le fa? Come si organizzano le primarie? Cioè, non vorrei che fosse una perdita di tempo per far perdere tempo anche a chi sta correndo con la campagna elettorale. E questa è la dimostrazione, il Consiglio Comunale comunque ha bisogno di un cambiamento, perché oggi alla richiesta di un consigliere della maggioranza
che chiede di abbassare le tasse riducendo l'IMU, la maggioranza vota, perché poi si è andato in votazione con tante assenze, ma è stato bocciato il discorso di aumentare, di abbassare le tasse calando l'IMU. Ma che cosa si deve fare a questo punto? Bisogna davvero rifare nuovo questo consiglio comunale, perché mi pare che si sia arrivati davvero alla fine. Per restare in questa situazione particolare del comune, vi faccio sentire un'altra intervista che è fatta a un uomo del PD, a Mario D'Asta, che ha sollevato un problema che mi sembra delicato e serio, se fosse vero, e comunque c'è un'altra situazione ingarbugliata per l'amministrazione comunale. Sentiamo Mario D'Asta. Nei giorni scorsi si è parlato di un'ipotesi di danno erariale nei confronti del comune di Ragusa. Il problema l'ha sollevato il consigliere Mario D'Asta. Quale sarebbe questa ipotesi? La premessa necessaria è che noi da 5 anni sosteniamo che i costi della politica e della burocrazia all'interno del nostro comune si sono innalzati in maniera irresponsabile, in maniera irragionevole. Sono aumentati i costi per il personale, sono aumentati i costi per i dirigenti, sono aumentati i costi per la politica complessivamente. A sostenerlo non siamo solamente noi, adesso c'è la Corte dei Conti che avverte, che dispone, che chiede conto in Regione entro 30 giorni rispetto ad una nota mandata al Comune. Quindi non è più solo una scelta che diventa per noi politicamente incomprensibile in un momento di crisi per le periferie, per le città, per gli ultimi. E adesso c'è un organismo terzo che chiede conto in Regione di questa cosa. Noi abbiamo chiesto al Sindaco di venire a riferire in aula, di fare un atto di trasparenza rispetto ad un processo che sembra essere chiuso nei cassetti nelle stanze del potere del sindaco. Venga in aula e venga a raccontarci cosa è successo, venga a raccontarci che cosa risponderà rispetto a questa ipotesi di danno erariale, vale a dire di danno per le casse del comune, cioè per le casse dei soldi di tutti i ragusani. Però c'è una nota del comune che dice che forse c'è un errore nel vostro calcolo. Ma l'ironia fastidiosa con cui i grillini rispondono alle nostre critiche ormai nota. Noi non chiediamo di fare un dibattito a mezzo stampa, noi chiediamo di sviscerare i numeri, di capire il problema dentro il Consiglio Comunale. Se l'organismo terzo, come la Corte dei Conti, avverte, dispone, chiede con del ragione, ci sarà un motivo. A questo punto facciamo un dibattito pubblico e vediamo se siamo noi che facciamo opposizione strumentale rispetto alle scelte responsabili, ripeto, di enormi quantità di soldi per i dirigenti, tanto preziosi per il comune. L'ipotesi sarebbe di aver pagato un po', aver dato troppi emolumenti, sì, a questi dirigenti, ma in cambio di che? In cambio evidentemente di un servizio ancora più efficiente ed efficace, ma voglio dire, non è necessario aumentare così tanto gli stipendi dei dirigenti. È importante cercare di fare delle scelte oculate in un momento in cui i grillini urlano a Roma contro i soldi della casta, contro i soldi della mala politica. A questo punto noi ci aspettiamo, non solo perché sono principi che noi condividiamo a livello comunale, ma sono principi che fanno parte del loro movimento, che poi però quando li vede governare chiaramente fanno altro. Allora noi chiediamo di venire in Consiglio Comunale, di fare un dibattito aperto davanti a tutti i ragusani, in maniera tale da sapere perché questo intervento, perché questa necessità di capire questa risposta così celere rispetto ad una delibera di giunta, quindi ad una scelta politica fatta in passato dalla giunta, che poi dopo 7 mesi con un'altra delibera rivede questa scelta. La Corte dei Conti vuole capire le ragioni di questa scelta, quindi non solo la politica ma anche organismi terzi che intervengono rispetto a scelte critiche dell'amministrazione Piccitto. Per concludere, ma il bilancio però del comune non è stato neanche fatto, quindi questo è un fatto negativo. Il bilancio, come sempre, è uno strumento importante che, come ogni anno, se non arriva l'estate, se non arrivano le calende greche, non arriva. Un danno per la città di programmazione. È una strategia. Ma io non lo so, non conosco le ragioni di questa scelta. So che il Movimento 5 Stelle anno per anno ritarda. Chiaramente c'è da parte una putativa strategia, probabile, però
gli artigiani, i cittadini che aspettano dal bilancio delle risposte concrete ed istantanee, chiaramente con il prorogazio, con il dilungarsi dei tempi, da questo avranno semplicemente dei danni. Ci sono persone, imprenditori, cittadini, ad esempio sulla legge su Ibla ci sono degli incentivi economici, tanto più il bilancio non sarà discusso, tanto più questi incentivi saranno presi. I cittadini hanno bisogno di ossigeno adesso, non tra 6 mesi, 8 mesi. Portare questo ragionamento dopo le elezioni, secondo me, è un errore drammatico per la città. Insomma, le accuse sono abbastanza, posso dire, gravi, perché se fosse vero, come ho già detto, ci sarebbe la dimostrazione che alla fine uno cerca di accattivarsi sempre di più i dirigenti, proprio per potergli magari fargli fare qualcosa di particolare, e ci sono molti dubbi in questa amministrazione, lo dicono loro, va bene? Allora, chiudiamo questo argomento. Abbiamo dedicato molto al Consiglio Comunale di Ragusa, perché intanto è ancora in corso e si sta discutendo di questa questione di Tari, Tasi, delle spazzature e compagnia bella. E invece parliamo di due cose in città. Una che arriva da Scicli. Il Comune di Scicli ha mandato tutta la documentazione richiesta dalla Regione per quanto riguarda la discarica di Inerti. Voi sapete che c'è stato l'incontro voluto da alcuni esponenti con Musumeci, e Musumeci ha detto che si sarebbe impegnato. Secondo me questa cosa non spercia. L'altra cosa invece è importante ed è un passo avanti. Quando è venuto Musumeci sabato qua, quando è stato venerdì o sabato, ha detto che avrebbe fatto un incontro per parlare con la grande distribuzione. Allora, c'è stato questo incontro, vedete le immagini, il presidente Musumeci è l'ultimo a sinistra, c'è stato questo incontro che si è tenuto a Palazzo d'Orleani in presenza degli assessori Bandiera e Turano. Musumeci ha ribadito l'importanza dell'aggregazione tra i produttori agricoli. L'impegno sarà quello di raggiungere il comune obiettivo della crescita nel settore agroalimentare tramite il dialogo costante con le piccole e medie imprese del settore, ma anche con la GDO, perché se le grandi distribuzioni devono aprirsi e non devono andare soltanto per il centesimo di guadagno. Io capisco che si tratta di grande distribuzione, un centesimo, come diceva Paperon De Paperoni, fa i miliardi. Però dobbiamo aiutare anche quelli che soffrono, che hanno grandi difficoltà. Quindi qual è l'idea? È instaurare un patto di filiera trasparente ed etico, il patto, in modo che l'agricoltura siciliana possa avere un peso maggiore nelle trattative commerciali ed essere più competitiva. Questa è una bella cosa. Sono stati promossi nuovi tavoli di concertazione tra i maggiori esponenti della grande distribuzione e gli imprenditori locali, con l'obiettivo di intercettare la domanda dei mercati e soddisfarne i fabbisogni. Vabbè, questa è certamente una cosa buona, almeno un risultato dall'incontro che c'era stato a Vittoria. Chiudiamo, e chiudiamo anche il telegiornale, un momento, seguite ora il programma che si chiama Effetto Placebo. Torniamo a parlare dell'ospedale, ma in questo caso parliamo con il dottore Noto, Giovanni Noto, che ha accettato di buon grado questa intervista. Lui è il primario, diciamo, del pronto soccorso ed è un personaggio che ha una grandissima esperienza. Lui è nato, cresciuto nel pronto soccorso, quindi sa benissimo quello che si deve fare. E facciamo delle domande che riguardano quello che si fa al pronto soccorso, quello che abbiamo in questo pronto soccorso e quello che potremmo avere al pronto soccorso di Ragusa quando si deciderà di aprire il nuovo ospedale, quando speriamo molto presto, perché anche questa sarebbe una cosa da far pesare a chi di dovere. Grazie, seguite Effetto Placebo, noi ci vedremo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa è Tele Iblea. Basta.
basta, 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 non ne posso più, non ne posso più. Ho bisogno di una vacanza. Scusa, perché non andiamo a Malta? Il modo più semplice, rapido ed economico per raggiungere Malta, volando dal nuovo e funzionale aeroporto di Comiso. Con Air Malta, in pochi minuti, sarai sull'isola dei Cavalieri, famosa per le sue attrazioni turistiche e culturali. Il tuo magico weekend con voli a prezzi imbattibili. Ed il posteggio in aeroporto a Comiso è gratuito. Informazioni e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggi o sul sito airmalta.com. Air Malta, una grande compagnia aerea al servizio dei siciliani. Essere vicini ai bisogni delle famiglie e permettere un accesso rapido alle prestazioni sanitarie è nato a Ragusa l'ambulatorio polispecialistico del Centro Risvegli Ibleo. Attraverso la tessera di sanità sociale per le famiglie, a fronte di un contributo volontario, sarà possibile usufruire di 2 consulenze specialistiche gratuite tra tutte quelle erogate dai medici specialisti dell'ambulatorio. Le successive consulenze e gli accertamenti strumentali saranno erogate sempre a tariffe vantaggiose. Tra le prestazioni offerte dall'ambulatorio, la visita cardiologica, neurologica, ginecologica, chirurgia toracica, angiologica, dermatologica, nutrizionistica ed ecografia. L'ambulatorio utilizza attrezzature di alto livello in grado di fornire ai propri utenti prestazioni di qualità e diagnosi certe con terapie adeguate. Per appuntamenti chiamare lo 0932 191 27 91. Ambulatorio polispecialistico di medicina sociale. Via Mariano Rumor 10, Ragusa. Questa è Teleiblea. Puntata di Effetto Placebo, sempre in compagnia del dottor Alessandro Tumino. Oggi parliamo di pronto soccorso, ma prima di entrare nel vivo del discorso vogliamo spiegare quando andare dal medico di famiglia, quando invece in guardia medica e poi quando in pronto soccorso. Il pronto soccorso, come sentiremo alla fine dell'interessante intervista che ha rilasciato poi il dottore Noto, il primario del pronto soccorso, la mission del pronto soccorso è quella di garantire le emergenze, quindi in pronto soccorso bisognerebbe andarci quando c'è un'emergenza clinica, quindi quando c'è uno stato clinico importante, un dolore, una alterazione dello stato di coscienza, una perdita di coscienza, un accidente cerebrovascolare, un dolore non facilmente risolvibile o un dolore strano, un dolore particolarmente oppressivo ad esempio. Quindi il pronto soccorso come suo target ha la gestione delle emergenze e quindi delle acuzie e quindi della patologia acuta. Il medico di medicina generale oggi si connota sempre più come lo specialista della cronicità. Il paziente che ha una terapia ad esempio per la pressione alta, per il diabete, per patologie croniche osteoarticolari, artriti eccetera, che ha delle riacutizzazioni o che ha necessità di sottoporsi a controlli o tutte le patologie infettive di stagione, dall'influenza alle complicanze della stessa influenza, è chiaro che deve rivolgersi al medico di medicina generale. La continuità assistenziale, ex guardia medica, ora definita continuità assistenziale, ha il ruolo di supplire l'attività del medico di medicina generale in quelle ore in cui il medico di medicina generale non è in servizio. Dobbiamo tenere presente che il medico di medicina generale è in servizio dalle 8 di mattina alle 8 di sera, che ciascuno di noi deve fare ambulatorio a secondo del numero degli assistiti che lo hanno scelto
e quindi ad esempio un medico di medicina generale che ha un massimale di assistiti fa ambulatorio mediamente 5 volte a settimana, che siamo da contratto obbligati a intervallarlo, cioè a farlo un certo numero, almeno due volte di mattina o almeno due volte di pomeriggio, quindi non possiamo fare ambulatorio sempre di mattina o ambulatorio sempre di pomeriggio, dobbiamo sempre in base anche al numero degli assistiti dare la possibilità a chi può venire di mattina e a chi può venire di pomeriggio di raggiungerci il pomeriggio. In quegli orari in cui non c'è il medico di medicina generale subentra l'ex guardia medica o continuità assistenziale, che entra in funzione il sabato dopo le 10 fino a praticamente lunedì mattina, quindi nei prefestivi anche, ad esempio il prossimo festivo sarà il 25 aprile, il 24 aprile dopo le 10 di mattina, essendo un prefestivo, quindi essendo equivalente ad un sabato, entra in funzione la guardia medica, che entra in funzione dalle 10 di mattina fino a tutto il giorno festivo e fino all'indomani mattina alle 8, perché c'è praticamente il turno serale della continuità assistenziale o della guardia medica. In guardia medica ci si va per quelle stesse patologie per cui si andrebbe dal medico di medicina generale. È chiaro, per patologie che hanno una maggiore acuzie, tra virgolette, non so, quella sindrome vertiginosa che capita la notte, quella febbre improvvisa, perché è chiaro che in guardia medica non ci vai per un controllo di uno stato clinico cronico che magari il tuo medico conosce e che magari il tuo medico è abituato a gestire ed è abituato a controllare nel tempo. Il pronto soccorso è per le emergenze. Ora, io non dico che in pronto soccorso ci si dovrebbe arrivare sempre in ambulanza o sempre col 118, ma il pronto soccorso, e lo spiegherà molto bene poi il dottore Noto, come mission principale a quella di fare fronte alle emergenze. E quindi, a proposito di pronto soccorso, come abbiamo detto, abbiamo ascoltato il primario del pronto soccorso dell'ospedale civile di Ragusa, il dottor Noto, che ci parla di sovraffollamento, triage e altri aspetti legati proprio al reparto. Ascoltiamo. La situazione è che stiamo aspettando con ansia l'apertura del nuovo ospedale, perché incominciamo a vivere l'esperienza che stanno vivendo tanti altri pronto soccorsi, quelli del sovraffollamento all'interno di una struttura non totalmente in grado di poter gestire questo problema. Problema che in primo luogo troverebbe una mitigazione da una struttura più adeguata, proprio dal punto di vista delle sale d'attesa, della sala di triage, degli ambulatori, eccetera, eccetera, ma che troverebbe ancora ulteriore implementazione e risoluzione dei problemi nel momento in cui venissero attuate alcune procedure che da tempo stiamo cercando di attuare nel nostro piccolo qua, nel pronto soccorso del civile, nella speranza che in quello nuovo riusciremo a farlo meglio. Parlo del triage, ad esempio. Il triage che prevede la presenza di un infermiere H24 sempre presente per decidere, che valuta dal punto di vista clinico i pazienti che arrivano in pronto soccorso e in base all'assegnazione di un codice colore decide chi deve entrare per primo. Io dico sempre a tutti, fate attenzione che il triage non dà un codice di gravità, non entra il paziente che è più grave, perché il più grave entra subito. Il codice rosso, il paziente che ha le funzioni vitali alterate, che respira malissimo, che è pallido e sudato, che è in coma, quello entra subito, quello è grave a prescindere. Il problema quando il paziente presenta dei sintomi, dei segni e dei sintomi che possono essere ricondotti a patologie che possono essere più o meno evolutive. Ecco perché se viene uno con dolore toracico, seppur giovane, e ha la valutazione clinica porta fuori la notizia che sto ragazzo ha avuto il papà che ha avuto l'infarto da giovane, è chiaro che è un ragazzo che va valutato prima di un vecchietto di 75 anni che arriva perché la notte ha fatto la pipì col sangue, l'ematuria.
entrerà dopo perché non ce l'ha in quel momento, entra prima il ragazzo. Alla fine il ragazzo verrà dimesso con codice verde perché aveva un dolore intercostale, mentre quel vecchietto verrà ricoverato perché aveva un tumore della prostata. Quindi non è la gravità in triage a decidere perché il paziente grave, quello entra, il paziente di cui abbiamo detto prima, quello entra subito. Ma nel momento in cui abbiamo segni e sintomi, dobbiamo valutare questi segni e sintomi e assegnare un codice colore in base alla priorità. Decidiamo chi entra per primo, poi alla fine della visita medica decideremo chi è più grave, ma non il più grave dal punto di vista della vita, perché quello lo decidiamo al momento in cui vediamo il paziente. Chi fa questo triage? Il triage lo fa, per legge, decreto del Presidente della Repubblica del 1992, lo fa un infermiere adeguatamente formato, e vi posso assicurare che tutti gli infermieri dell'azienda, non solamente di questo ospedale, che lavorano in pronto soccorso, sono stati formati al triage, e non solo. Anche alcuni infermieri dell'ostetrice, anche alcune ostetriche, anche alcuni infermieri della pediatria sono stati formati, ma fondamentalmente è l'infermiere di pronto soccorso che è formato, un corso e un lungo tirocinio in pronto soccorso. Per fare questo deve avere 6 mesi di attività in pronto soccorso, fare questo corso e poi sottostare a ulteriori controlli che vengono fatti. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo fatto 3 corsi di triage dove abbiamo riformato e riproposto la procedura di triage a tutti gli infermieri dei pronto soccorso dell'ASPRA. Questa formula lei la giudica giusta? Cioè è sufficiente? Questa formula è il primo momento del percorso di pronto soccorso. Io sono convinto che un triage fatto bene determina un percorso ideale del paziente, per cui il triage deve essere fatto proprio dal punto di vista clinico, e c'è proprio un algoritmo di triage che bisogna seguire. Ci sono i sintomi principali, il paziente arriva, presenta alterazioni importanti, quello entra in codice rosso. Il paziente arriva, non presenta alterazioni importanti, sì, vanno a valutare gli indicatori specifici primari, il segno guida, il sintomo guida, i sintomi associati. Il paziente ha dolore toracico, si associa sudorazione, si associa nausea. Si rilevano i parametri vitali, perché fate conto che la pressione, la frequenza, la saturazione d'ossigeno sono la misurazione di questi sintomi, cioè quanto questo sintomo vale. Perché avere vomito e uno c'ha 120 con 80 di pressione è un conto, avere vomito e uno c'ha 80 con 50 di pressione è un altro conto. Per cui vi rendete conto come il parametro vitale mi misura e mi pesa il sintomo. E poi ci sono degli score, sempre per il dolore toracico, c'è il chest pain score, che individua alcune caratteristiche del dolore, alcuni sintomi associati, dà un punteggio, per cui alla fine di questa valutazione, se il punteggio è uguale o superiore a 4, quel paziente è molto suggestivo che abbia una sindrome coronarica, no? Se ce l'ha inferiore a 4 non è che sia improbabile, ma è molto poco probabile che abbia una sindrome coronarica. Ma questo lavoro fatto dagli infermieri dovrebbe essere fatto da un medico? No, dagli infermieri. No. Ed è giustissimo, perché a parte che il triage non l'abbiamo inventato noi, il triage esiste da tantissimo tempo, ho parlato del 1992, ma già esisteva in altre nazioni, in medicina delle catastrofi, durante i conflitti bellici, il triage è nato lì, da lì noi abbiamo tirato fuori il concetto di triage. Il triage si sta sempre più evolvendo. Tra poco al congresso nazionale della mia società scientifica ci sarà proprio un corso nel quale si parlerà del nuovo triage, delle nuove linee guida che prevedono non più l'assegnazione di 4 codici colori, ma di codici numerici che vanno da 1 a 5, prevedendo la possibilità di utilizzare dei percorsi che bypassano il pronto soccorso. Alcuni di questi già esistono in questo ospedale e sono il percorso della fast track, cioè ci sono dei sintomi banali, l'occhio rosso, dolore all'orecchio, l'otalgia, che dovrebbero andare dal medico curante. Una cosa importante che
bisogna dire è che noi non possiamo fare triage out, cioè noi non possiamo dire a una persona vada dal medico curante, possiamo consigliarlo, ma non dobbiamo triaggiarlo, dobbiamo accettarlo. Dopodiché queste pazienti monosintomatici con un solo problema vengono direttamente passate dal triage, dall'infermiere allo specialista, che affronta il caso e se decide di chiuderlo lo chiude lui. È una delle ultime novità che abbiamo implementato con questa attuale amministrazione, che ha voluto fortemente, perché già il fast track esisteva, ma abbiamo installato il nostro sistema in tutte le unità operative, eccetera, eccetera. E l'altro è quello dei codici bianchi, l'ambulatorio dei codici bianchi. I medici di medicina generale sono anche in questo ospedale? Sì, medicina generale, sono medici che fanno guardia medica, che alcuni hanno anche l'ambulatorio di medicina generale, che fanno un plus orario all'interno dell'ospedale e gestiscono quello che si chiama ambulatorio dei codici bianchi, che è un ambulatorio dove accedono durante le ore giornaliere dalle 8 alle 20 di tutti i giorni festivi e fino alle 2 di pomeriggio il sabato, la domenica e il sabato pomeriggio non esistono, non ci sono, e affrontano dei sintomi, delle problematiche che seguono all'assegnazione del codice colore. L'infermiere, è sempre l'infermiere che manda. L'infermiere non è che agisce su indicazioni che si inventa, ma ci sono dei protocolli che noi abbiamo già da tempo e rivediamo continuamente, no? Che determinano l'assegnazione dei codici colore in base a un percorso che ho detto prima e ad alcuni indicatori che danno codice bianco, codice verde, codice giallo. Quindi ci sono questi mezzi, però ho notato, dottore, che in verità sono un po' nascosti. C'è la porta antifuoco che pare che è chiuso. L'abbiamo trasferita da poco. Il direttore sanitario dell'ospedale si è preso questo impegno, il dottore Granata, e l'ambulatorio di codice bianco è stato trasferito su al primo piano, dove c'era una volta l'ambulatorio di cardiologia, di fronte all'ambulatorio di cardiologia, per cui è molto più accessibile, più facilmente accessibile e anche più dal punto di vista strutturale meglio organizzato. Lì vanno tutti i pazienti che hanno avuto assegnato durante le ore giornaliere il codice bianco al triage, ma vanno anche quei pazienti che hanno traumi semplici, cioè se uno viene per un polso, per una caviglia, per un avambraccio e ora speriamo di poter aumentare anche di aumentare i casi includendo anche il gomito e il ginocchio, cioè se io ho solamente quel trauma e non è che sono caduto dal quinto piano, ho preso una storta, sono caduto, ho sbattuto il ginocchio, questi pazienti possono essere indirizzati anche in codice verde, perché dipende dall'assegnazione, dall'algoritmo dei traumi scheletrici, come vi ho fatto vedere poco fa, anche per i traumi scheletrici esiste l'algoritmo, vengono mandati all'ambulatorio dei codici bianchi che può completare l'iter diagnostico, richiedere radiografie e anche la consulenza ortopedica, senza impegnare il medico di pronto soccorso. In altre realtà, parlo della Toscana, ma lì è un sistema che è stato discusso già da tempo, messo in provato, riprovato, e se non ricordo male l'anno scorso l'assessorato alla sanità della Regione Toscana ha delineato le nuove procedure per il pronto soccorso che prevedono la fast track e il see and treat, che sarebbe questa attività che noi per ora deleghiamo all'ambulatorio dei codici bianchi e che invece lì viene direttamente gestita dagli infermieri. Dottore, di pronto soccorso. Lei ricorda quanti accessi fa questo ospedale? Questo ospedale già da tempo si è stabilizzato sui 33.000 accessi. Sono questi gli accessi che facciamo. Devo dire 100 al giorno. Sì, 100 accessi al giorno. L'intervista al dottor Noto non finisce qui, questa è soltanto una prima parte, vogliamo commentarla? Ma è stata una prima parte molto interessante, perché intanto alcuni dubbi che a volte i pazienti ti riportano in ambulatorio, credo che Giovanni li abbia affrontati e chiariti chiarito con efficacia. Giustamente ha fatto presente che anche lui auspica l'apertura dell'ospedale nuovo, perché si trova in una struttura nella quale, come tra l'altro dice anche tanti altri pronto soccorsi, nella quale il sovraffollamento purtroppo
la rende sempre meno idonea. Quindi anche lui, come direi tutti i cittadini della provincia di Ragusa, aspetta con ansia l'apertura del nuovo ospedale, l'apertura del Giovanni Paolo II, dove, lo capiremo poi in seguito, ha molti più spazi a disposizione. Ha chiarito la figura dell'infermiere triagista, molto spesso viene qualcuno in pronto soccorso, dottore, veniamo in pronto soccorso e c'era un infermiere. Allora, l'infermiere triagista, lo ribadisco, lo dice Giovanni nella sua intervista con chiarezza, è una figura prevista da un DPR del 1992, l'infermiere triagista risale alla storia, accennava lui alla medicina delle catastrofi, accennava lui a quello che succedeva a tempo di guerra. Il triage non è qualcosa che riguarda la gravità, ma il triage serve per decidere chi entra prima, il codice colore serve per decidere chi entra prima, non in base a chi si presenta prima o in base a chi è più grave. Chi è più grave lo si vedrà dopo, alla fine dell'iter diagnostico, ma il triage, quindi il codice colore, serve per decidere chi ha, in base a dei protocolli specifici, in base a dei protocolli che fanno parte della formazione di questi infermieri triagisti, chi ha quei sintomi più sospetti. Poi magari alla fine della fase diagnostica, quel sintomo che era un dolore toracico, che poteva far sospettare un infarto, in realtà infarto non era, era semplicemente la nevralgia intercostale o, per dire in dialetto, era frisco, quel ragazzo possibilmente, avendo fatto tutti i controlli, andrà via e magari quello che era in un codice inizialmente ritenuto meno grave avrà una patologia più significativa e più grave. Ma questo verrà fatto dopo aver applicato determinati protocolli e dopo aver applicato il giusto criterio che, ripeto, risale ad altre realtà. Medicina delle catastrofi, si parlava di questo, è chiaro che quando c'è una catastrofe, se c'è il paziente che è già sta quasi per morire, quel paziente muore e tu cerchi di salvare un paziente che è in condizioni meno gravi. Può sembrare brutto dirlo, ma in quell'ambito è così, in quell'ambito tu non scegli il paziente che vedi che avrà che ha pochissime chance di sopravvivere a quel crollo dell'edificio o di sopravvivere, si parlava di guerra, a quel bombardamento. Cercherai di salvare quel paziente che ha più possibilità, il paziente che ha meno possibilità, ripeto, anche perché dovremmo calarci, fortunatamente non abbiamo mai vissuto queste epoche, ma dovremmo calarci in quella realtà tu poi devi dover fare una scelta. Da lì poi col tempo, ovviamente nella medicina civile, diciamo, si è riportato il sistema del triage. Quindi quando il cittadino si lamenta, ho trovato l'infermiere. L'infermiere è un infermiere laureato, l'infermiere è un infermiere che ha fatto la sua esperienza in pronto soccorso, che ha fatto i suoi corsi di formazione per il pronto soccorso, è una figura essenziale per il funzionamento del pronto soccorso e il triage è fondamentale. Per cui questa parte dell'intervista di Giovanni credo che chiarisca ed è giusto a mio avviso ribadirlo. Quindi ci si può fidare del Ci si deve fidare, ci si deve assolutamente fidare, perché l'esperienza che questi infermieri hanno, infermieri triagisti, hanno maturato nel corso del loro lavoro in pronto soccorso e anche nel corso dell'affiancamento che fanno tutti i giorni col pronto soccorso, fa sì che siano delle figure importanti, delle figure fondamentali per la funzionalità del pronto soccorso. Giovanni poi ha accennato anche al fast track, cioè a questo ingresso veloce che in alcuni casi è garantito già nelle strutture del nostro pronto soccorso, e quindi sono quei soggetti che magari hanno dei monosintomi e che quindi possono essere direttamente avviati dall'infermiere triagista allo specialista. E poi infine ha chiuso parlando dell'ambulatorio dei codici bianchi. L'ambulatorio dei codici bianchi è una realtà particolare all'interno dell'ospedale, sono colleghi di guardia medica, quindi sono medici, diciamo, che non sono dipendenti dell'ospedale, sono medici convenzionati, medici che fanno la guardia medica o, come l'avevamo definita correttamente prima, la continuità assistenziale, e che hanno un plus orario da utilizzare all'interno di questo ambulatorio dei codici bianchi o punto di primo intervento PPI. Questo ambulatorio dei codici bianchi, abbiamo scoperto dall'intervista, quindi un'altra, come dire, novità, un'altra utilità della vostra trasmissione, del servizio che Teleblea fa, abbiamo scoperto che finalmente l'ambulatorio dei codici bianchi è allocato in un posto più degno, perché prima era messo nel primo piano sotto terra, dietro una porta
tagliafuoco. Oggi abbiamo saputo da Giovanni, io stesso che faccio sindacato, non era a conoscenza, l'ho appreso con piacere, che i colleghi sono stati trasferiti in un ambulatorio più idoneo, e questo me ne accorgo dalle dimissioni, da quello che vedo in ambulatorio, l'ambulatorio di Codici Bianchi è sempre più correttamente utilizzato e sempre più richiesto come attività. C'è da dire che questi ambulatori per i codici bianchi troverebbero un loro analogo nel distretto. In alcune realtà sarebbero previsti all'interno dei PTA, presidi territoriali di assistenza. Quello che da noi sarebbe il poliambulatorio che c'è vicino al centro commerciale Le Masserie, il poliambulatorio dove abbiamo parlato, sì. Lì si dovrebbe allocare anche un PP, un punto di primo intervento, per dare un primo intervento sul territorio. Ovviamente per quei casi che non sono, come dicevamo prima, le emergenze che devono andare in ospedale. Questo sarebbe da parte della medicina generale, da parte della medicina del territorio, un contributo affinché in pronto soccorso si verifica meno affollamento. Ma lì poi c'è il problema dell'importanza che, ahimè, al distretto non è mai stata data e che speriamo un domani venga data. Andiamo avanti parlando di ingressi registrati al pronto soccorso di Ragusa e come è organizzato a livello del personale. Allora, io dico qual è la situazione attuale. Noi rispetto agli altri pronto soccorso siamo messi meglio tra tutti, perché abbiamo un numero di medici che non è quello previsto dalla pianta organica, ma in questo momento sono 11 medici più io, più il sottoscritto. E poi abbiamo 29 infermieri, 28 infermieri più il caposala, però gestiamo delle attività che sono il triage, due ambulatori, una sala emergenza, la osservazione temporanea, perché poco fa le ha detto come si chiama, medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza. La MACAU quando nasce perché è un'unità operativa complessa che non solo affronta il problema del pronto soccorso, ma poi ha bisogno di un'area di osservazione per decidere se quel paziente che ha dei sintomi, dei segni particolari, un paziente con una tachicardia parossistica, con un dolore toracico, è un paziente che possiamo dimettere in maniera appropriata oppure dobbiamo ricoverare, ma in maniera appropriata. Perché molto spesso un paziente che viene con una frequenza molto elevata, noi facciamo la cardioversione in pronto soccorso, facciamo passare la tachicardia, lo teniamo in osservazione alcune ore, se in quelle ore non sviluppa nulla, lo dimettiamo in maniera sicura e appropriata. Ma se viene uno con un dolore toracico, no? E io lo mando subito a casa, rischio di fare un errore. Per cui lo teniamo, lo monitoriamo, il cosiddetto protocollo del dolore toracico con le troponine, l'ECG. Ma c'è la stanteria come c'era una volta? Dove sta? Dovrebbe esserci la stanteria, perché allora noi nella dotazione organica, nel piano sanitario regionale, e noi esistiamo come stanteria, esistiamo come unità operativa che ha posti letto. Nel nuovo ospedale ci stanno aspettando quattro bellissime stanze con 8 posti letto di medicina d'urgenza, quella che si chiama stanteria da noi, ma chiamiamola come vogliamo, 8 posti letto in cui malati possono rimanere monitorizzati, anche critici, subcritici, perché molto spesso ci sono dei malati che non possono andare in medicina perché non adeguata per il monitoraggio e non possono occupare un posto di rianimazione perché troppo bene. I posti di rianimazione sono pochissimi. Occuparli per pazienti che hanno bisogno di un monitoraggio che è limitato nel tempo, no? è veramente togliere la possibilità a qualcuno che ne ha bisogno di avere necessaria la rianimazione. Perfetto, in questo momento a Ragusa ci sono 12 medici, compreso sì, il primario, 29 infermieri, è sufficiente diciamo? Allora, è sufficiente? Io dico di no, ma non perché voglio dire, non perché voglio lavorare meno. Perché bisogna, cioè perché il pronto soccorso, specialmente per quanto riguarda questo ospedale, fa un filtro
è importantissimo. Cioè noi l'anno scorso ho fatto le statistiche, abbiamo avuto un indice di filtro su tutti i ricoveri fatti del 13,8%. Che vuol dire l'indice di filtro? Significa che su 100 pazienti che transitano dal pronto soccorso, compreso pazienti di ostetricia, compresi pazienti di pediatria, perché noi facciamo pronto soccorso generale, anche se l'ostetricia ha la sua attività lì sotto e la pediatria in parte, ma la maggior parte dei pediatri, tutti i pediatrici devono passare dal pronto soccorso, mentre l'ostetrice, fino a quando non saremo nel polo unico, nel Giovanni Paolo II, necessariamente la gente accede direttamente lì. Quindi tutti facciamo il 13,9. Significa che su 100 pazienti ne ricoveriamo 13, che è un numero basso, perché la media nazionale è intorno al 20-21-22%. Perché l'ospedale è fatto per acute, non è fatto per cronici, per cui la maggior parte delle persone che viene deve essere ricoverata. Il problema è il dopo il pronto soccorso, trovare i posti dove mettere i pazienti. E oggi come oggi è inutile che facciamo... giriamo intorno a... L'aumento dell'età, la maggiore cura che si ha nei confronti degli anziani ha determinato che molte patologie croniche si stabilizzano, però hanno delle riacuzie, per cui sempre di più ritroviamo in pronto soccorso rispetto a un territorio che sta iniziando, perché dal 2010, quando è entrata la legge 5, questa integrazione ospedale territorio ha iniziato a funzionare meglio, però non siamo arrivati ancora al massimo, e praticamente noi ci ritroviamo ad avere un sacco di pazienti da ricoverare in ambiente internistico, con l'ambiente internistico che è sempre intasato, cioè le aree internistiche. Quindi servirebbero comunque più persone e più posti letto. Servirebbe l'osservazione breve e con... Ma per fare l'osservazione breve ho bisogno di un medico dedicato e di un infermiere dedicato. Per fare la stanteria, la medicina d'urgenza, perfetto, ho bisogno di un medico dedicato e di due infermieri dedicati, di uno o due infermieri dedicati. Per cui se la dotazione organica nuova è, che se non ricordo male è di 15 più il primario, dovesse essere attuata, noi come lo stiamo facendo con 11, lo faremo pure con 15, però voglio dire, non è il numero ideale, non è il numero ideale, perché ci sono degli standard nazionali che prevedono quanti medici in pronto soccorso, fino a 25.000 accessi, dopo i 25.000 accessi, eccetera, eccetera. Commentiamo adesso i numeri di accesso all'ospedale, al pronto soccorso e il filtro. Numeri importanti, numeri significativi, oltre 100 accessi al giorno, abbiamo capito, 33.000 accessi all'anno, diciamo una media, ormai diceva Giovanni, si è stabilizzata da anni su questi numeri. Tra l'altro, per quello che mi risulta, molti vengono anche da fuori della città di Ragusa e quindi, o del distretto di Ragusa, e quindi anche questo è un riconoscimento al pronto soccorso, un riconoscimento ai lavori dei colleghi del pronto soccorso del civile, e bisogna dar loro atto di questi numeri e di questi risultati e del lavoro che loro fanno. E quindi anche per questo il nuovo ospedale è un'attesa importante che tutti noi abbiamo. Sul discorso del filtro, anche lì Giovanni ha lanciato un numero significativo, lui dice per ogni 100 persone che noi vediamo ne ricoveriamo 13, mentre ad esempio la media nazionale e le medie che dovrebbero essere quelle corrette sarebbero 21-22 ricoveri ogni 100 persone. Questo significa, e me lo sento un po' da medico di medicina generale, me lo sento un po' come categoria del medico del territorio, significa che da loro arriva meno gente così grave di quelle che dovrebbe in realtà arrivare. Loro dovrebbero avere più casi gravi, dovrebbero avere meno casi, diciamo meno codici bianco e meno codici verdi, che una certa organizzazione del territorio dovrebbe garantire, e dovrebbe evitare che queste minori urgenze, diciamo urgenze, meno urgenze o non urgenze vere e proprie, arrivassero in pronto soccorso. Dovremmo riuscire a stopparli prima, di modo che di quei 100 pazienti che arrivano a pronto soccorso effettivamente ci sono quei 20, 21, 22 che sono quelli da ricovero. Da noi ne arrivano troppo pochi da ricovero, significa che arriva anche una percentuale di pazienti che non dovrebbe arrivare al pronto soccorso, e ciò è causa del sovraffollamento.
Ultimo blocco dell'intervista, dove il dottor Noto parla di pronto soccorso nel nuovo ospedale, di come ovviare al sovraffollamento secondo lui. Ascoltiamo. Io già ho presentato un progetto all'allora direttore Aricò, quindi agli atti, su come gestire il sovraffollamento in pronto soccorso. Non me lo sto inventando io, ci sono delle indicazioni che vengono fuori da simposi, da statement di società scientifiche, la prima è la mia Simeo, che parla di come risolvere questo problema. Secondo me la presenza del triage H24, ma anche della possibilità di avere un infermiere flussista, un secondo triagista, che ti permette di prendere in carico subito le persone. Un problema che penso vivono molte persone, l'ho detto poco fa a proposito del trauma, no? Molto spesso molta gente che arriva di notte o arriva in orario o nei giorni in cui non esiste l'ambulatorio con le luci bianche rischia di stare ore e ore per aspettare una radiografia. Si potrebbe fare questo, ma non solo. Una delle criticità che abbiamo è il tempo di, e su cui valuto la nostra performance, è il tempo di presa in carico, di attesa del paziente quando arriva al triage, quando viene preso in carico dal medico. Per ora i tempi sono lunghi, ma è falso, perché molto spesso, già succede oggi, arriva il paziente che ha avuto la sincope, ha perso conoscenza, e l'infermiere gli fa subito un tracciato senza farlo prendere in carico dal medico. Questo tracciato già è la presa in carico del paziente, perché se un tracciato è patologico, quel paziente subirà subito un percorso in urgenza. Se quel tracciato non è patologico, ci darà tempo di poter affrontare altri casi, eccetera, eccetera. Allora, questa possibilità oggi non è prevista, io spero che venga prevista dal flusso informatico non solo della mia azienda ma anche della regione, che preveda che la presa in carico del paziente non sia dal momento in cui verrà presentato dal medico, ma dal momento in cui prenderemo in cura il paziente, cioè io lo triaggio, lo accetto e lo prendo in cura, sia io medico sia io infermiere, e inizio un suo percorso che poi seguirà. E questo il flussista è fondamentale. Sarebbe interessante, in molte strutture l'hanno fatto, delle aree di pre-ricovero, ma quella da noi è molto improbabile. Io quella che sostengo è quella che si chiama l'area del post-ricovero. Molto spesso il paziente si decide di metterli, però prima delle 2, 2:30 non vanno via, ma sono già dimessi e occupano tutta la mattina i posti letto. Se si riuscisse ad avere un'area indistinta a gestione infermieristica dove mettere questi pazienti e gestirli fino a quando arrivano nel pomeriggio i parenti a prenderlo, tutto sacrosanto, no? Lascerebbero il posto più velocemente la mattina e intaserebbe meno il pronto soccorso, perché questi pazienti rimangono tutti qua in pronto soccorso. Quindi qualche piccolo aggiustamento e poi siamo abbastanza avanti rispetto come procedure, come tutto. Il problema è ora avere i numeri adatti per poterlo fare. Certo, sopra avremo un altro problema, che è quello dei trasferimenti. Trasferimenti li garantiamo noi, specialmente per le patologie tempo dipendente. Di notte l'infarto ce lo portiamo via noi dal pronto soccorso all'emodinamica, di giorno il paziente con ictus cerebrale che deve essere trombolizzato a Vittoria lo accompagniamo noi, per cui tutto questo determina che un medico interrompa la sua attività. Via. Ora, questo è poco male, ma molto spesso io perdo anche un infermiere per questo, per cui anche lì bisogna considerare che, essendo distanti dal Paterno Arezzo, dove rimarrà l'oncologia. Ma il nuovo ospedale, l'UTIC è tutto insieme. L'UTIC lì non avremo più problemi. Io sto parlando della neurologia a Vittoria, della nefrologia a Modica, della dialisi a Ibla, dell'oncologia a Ibla. Io non lo so quali sono i reparti che andranno via. Io mi ricordo che quando dovevamo fare il primo trasferimento, dialisi e oncologia rimanevano giù a Ibla. Non lo so se rimarranno ancora a Ibla, perché... È una domanda che dovremmo fare. Però l'UTIC sicuramente... L'UTIC sarà con noi, non
non aveva problemi. Sarà nuovo perché avremo anche l'ostetricia e la pediatria, cioè il pronto soccorso diventerà ancora più generale di quanto sia ora, proprio pronto soccorso generale, perché ad esempio ora noi le patologie ostetriche non le vediamo chiaramente, no? Per bypassano, vanno tutti giù a Ibla. Chiaramente domani questo problema si riverserà sul pronto soccorso, che dovrà triaggiare pure questi pazienti. Sperando qua. Che questo ospedale al più presto si apra. E noi ce lo auguriamo, perché io devo dire che quando ci hanno proposto il trasferimento e tutto, ci siamo messi lì con l'ENA a organizzare percorsi e tutto quello che era possibile fare per poterlo rendere operativo al massimo. Dobbiamo rivedere, intanto le dinamiche cambiano, no? Tutto sì, cambia. Ma comunque è vero che il giorno prima eravate già lì pronti? Ma noi eravamo tutti pronti per poterci trasferire. Poi cioè eravate già proprio tutto trasferito? Tutto no, tutto trasferito, il pronto soccorso è sbagliato, perché noi abbiamo sempre lavorato allora mantenendo la logica su due ospedali, per cui avere tutto qua e avere tutto lì, ma noi la rianimazione in particolare. D'altronde la mission del pronto soccorso è l'emergenza. Tutti i reparti hanno una mission, no? Tutti i reparti. Certo. E molto spesso quella del pronto soccorso non si conosce, ma noi la nostra mission è solo quella dell'emergenza. Tutto il resto che facciamo è qualcosa che non è che non ci compete, ma non è nella nostra missione. Ecco perché noi utilizziamo gli approcci delle consulenze, perché no, indirizziamo allo specialista per quella patologia, ma sull'emergenza siamo noi. E tu non puoi non avere sempre tutto pronto per affrontare l'emergenza, se no, se non hai tutto pronto per affrontare l'emergenza, tutto finisce a scatafascio. Bene, siamo arrivati quasi alla fine. Chiudiamo con delle conclusioni, scusa il gioco di parole. Abbiamo ascoltato un'intervista molto interessante che ci ha fatto entrare nella realtà del pronto soccorso, del nostro pronto soccorso dell'ospedale civile di Ragusa, ma soprattutto che ci ha ancora una volta, come dire, stimolato alla speranza dell'apertura del nuovo pronto soccorso, perché il lavoro, i progetti ambiziosi che Giovanni e tutti i suoi collaboratori hanno già pronto, perché li avevano già pronti per giugno, quando doveva aprirsi, evidentemente ci fa intravedere un'assistenza per i nostri cittadini che è un'assistenza ancora migliore, e che è quella che tutti loro e tutti noi meritiamo e auspichiamo al più presto di avere. Bene, grazie al dottor Tumino, grazie anche al dottor Noto per essere stato disponibile a questa intervista, e grazie a voi per averci seguito. Effetto Placebo vi dà appuntamento alla prossima puntata. Buonasera. Quindi salutare qualcuno a discapito di altri ci sembrava un pochino brutto. Assolutamente ecco, non ci piace farlo. Adesso però la Elena Gianni concluderà con fatti i buoni, ci vediamo domani. Portami a casa. Il suono inconfondibile di una band che ha lasciato il segno. Il grande ritorno. V come vivo. V come vero. V come vibrazioni. 10 nuove canzoni per l'album più bello di sempre. V, le vibrazioni. Ora disponibile ovunque, nei negozi e digital store. Così sbagliato. Radio Z. Mezzanotte. Radio Z. Z di notte.
Ed eccoci qui, la buona nottata vi arriva dalla coppia, in questo caso dagli studi di Roma, anche perché la linea da Milano è passata a Roma. Sto parlando di Dario Baietti e Miriam Ficchi. Oh, andiamo subito a salutare le nostre colleghe, come di solito fai tu, Daria, cosa che stasera non hai preso subito la palla. No, al hai visto? Elena Gianni, Fabiana Viola, grazie. Ci sta anche Michael Triverio. Chi sono? Sì, ma Michael Treverio è quello che ci stura l'orecchio in cuffia. Esatto. E poi qui a Roma invece abbiamo Paolo Riccomi con noi. Perciò i nostri registi, perciò uno ci segue da Milano e l'altro da Roma. Allora, ben trovati, noi vi accompagneremo fino alle 3, come esatto. Sempre. Curiosità, leggerezza, questo è il nostro motto, ma soprattutto protagonista della musica italiana di ieri, di oggi e di domani. E soprattutto voi, quindi scrivete 335 30 10 25 e partiamo con il primo disco, c'è Gammon. E sono vivo, quest'anno scorso in fondo è stato solo positivo, anche se a volte nello specchio non mi riconosco, la vita è il morso di un malosso come un cane corso, e dal mio amico che mi consiglia la greca.